Buongiorno, vorrei parlarvi oggi delle ultime novità in merito agli appalti pubblici. Ci eravamo lasciati con la legge di semplificazione 120 del 2020 e ci ritroviamo oggi con ulteriore modifica normativa introdotta dal decreto milleproroghe. In realtà, più che una modifica normativa, il decreto milleproroghe, come dice il suo nome, ha prorogato alcune norme di sospensione introdotte dalla legge sblocca cantieri a giugno o a tutto dicembre 2021. Queste norme, come vedete dalle slide, riguardano il subappalto, l'appalto per lavori di manutenzione, l'anticipazione del prezzo dell'appalto e l'avvio di progettazione senza finanziamento dell'opera. Quindi, in tutti questi quattro casi, le norme agevolatrici introdotte dallo sblocca cantieri vengono reiterate a seconda dei casi a giugno o dicembre 2021. Vorrei soffermarmi brevemente soltanto con riferimento al subappalto. Come vedete nella slide che precedeva, il nostro legislatore ha quindi reiterato il limite al subappalto al 40%, avallando quindi la possibilità di introdurre limitazioni al subappalto ed estendendo queste limitazioni dal 30 al 40%. Vi ricorderete però che la Corte di Giustizia, in più pronunce, aveva ritenuto che questa limitazione fosse legittima perché contrastante con i principi eurounitari. Il nostro legislatore, ciononostante, ha riprodotto a fine anno questo limite al 40%. Come si pone questa questione rispetto ai principi eurounitari? Allora, lo scenario è ancora totalmente aperto, ma va detto che con una recentissima pronuncia dell'8 febbraio di quest'anno, il TAR del Lazio, intervenendo sulla questione, sembra aprire una possibilità, diciamo così, interpretativa operativa nuova, ritenendo che il discrimine sia tra sotto e sopra soglia. Quindi, se sopra soglia non ci deve essere alcuna limitazione al subappalto, viceversa, sotto soglia principi imposti dalla Corte di Giustizia potrebbero non trovare applicazione, quindi si aprirebbe una facoltà legittima di introdurre questo limite del 40%. Vedremo adesso, sia con riferimento ad ANAC, il MIT e altre pronunce dei giudici amministrativi, come si evolverà questa situazione. Per oggi ho finito, buona giornata e arrivederci al prossimo TG.